Dottore Marino, anche in questa occasione è stata preziosa la collaborazione offerta dall'antiracket di Gela, che è riuscita ad infondere negli imprenditori il coraggio di denunciare. L'associazione del racket è stata la svolta chiave di, diciamo, di volta di tutto l'impianto che è partito grazie alle denunce di alcuni imprenditori e gli uffici operativi, ripeto, con il coordinamento della DDA siamo riusciti ad avere altre due misure delle oltre 20 dell'anno scorso, a dimostrazione che non si molla mai un metro, soprattutto nel monitoraggio di queste determinate attività, affinché la sana imprenditoria gilese possa continuare con tutti i problemi, diciamo, legati al processo economico, ma non a sottoporsi o a sottostare alle regole mafiose, e siamo veramente molto contenti di questo ulteriore risultato. Secondo le vostre risultanze investigative, uno degli arrestati, Maurizio Turbia, stava cercando di riprendere le redini del clan. Sì, ripreso, ma tengo a sottolineare, come abbiamo detto soprattutto l'anno scorso ed è ancora di più di attualità, non con le vecchie metodologie, con l'intimidazione, con le violenze e con i gesti efferati, perché la violenza porta attenzione, porta più, diciamo, clamore, invece tutti cercano in modo loro di imporsi come nuovi imprenditori. Questo è un, diciamo, un virus, una malattia molto ma molto più grave, secondo me, della vecchia metodologia mafiosa, perché ti taglia fuori a modo loro con regole lecite e secondo loro non inattaccabili, solo un grande lavoro investigativo e una grandissima autorità giudiziaria possono permettere proprio di liberare questo deserto e lasciare lavorare chi veramente lo fa per il bene della collettività.